tema del dottorato richiama il tema più generale dell'università in Italia. Ogni volta che si parla di università si pone il problema di quali siano effettivamente le missioni dell'università. Queste sono cambiate molto e si sono molto arricchite negli ultimi anni. Ricordo sempre che nel 1961 in questo paese vi erano circa 300.000 iscritti all'università. 300.000 iscritti erano poco meno in proporzione a quelli che vi erano all'inizio, alla metà degli anni 20, quando venne fatta la grande riforma del sistema educativo italiano. In realtà l'università serviva solo in minima parte per fare le classi dirigenti a livello nazionale e a livello industriale. Il più delle volte servivano per consolidare le classi dirigenti locali, cioè le professioni liberali a livello locale. Quindi gli avvocati, quindi i medici, quindi i professori, o meglio le professoresse di scuola media più o meno superiore. In realtà il sistema produttivo italiano ha sempre avuto un rapporto molto rilassato nei confronti del sistema universitario. In realtà proprio la configurazione stessa del sistema industriale italiano, configurato su poche grandissime imprese, metà pubbliche e metà private, e su un numero molto alto, altissimo, di piccole e piccolissime imprese, di fatto differenziava la domanda che il sistema produttivo rivolgeva alle imprese. C'erano poche grandi scuole di ingegneria, c'erano pochissime scuole applicative di quelle materie di base che ci tenevano dentro alla comunità scientifica internazionale, però tutto sommato il vero tema è che il paese era un paese dominato sostanzialmente fino al 1961 ancora da un profilo di paese fortemente arretrato. 1961 è l'anno del grande boom economico italiano, ma vi ricordo che nel 1961 l'attesa di vita media in questo paese era ancora 67 anni, quindi era ancora sostanzialmente quello di un paese a basso e medio sviluppo. Voi sapete che il passaggio chiave è stato nel 1968-69, quando di fatto vi è stata l'apertura dell'università, e quindi rapidamente si giunge a quel livello di 1.800.000 di iscritti che sostanzialmente è giunto nel 2000, quando vi è stata la riforma, e con la riforma si è riposizionato il sistema universitario italiano in un contesto internazionale che di fatto riconosce ovunque diversi livelli di formazione universitaria. Diversi livelli di formazione universitaria non necessariamente conseguenti nel tempo, ma coerenti con degli obiettivi che singolarmente ogni studente deve configurare nell'ambito della propria vita. Il dottorato nasce prima di questa fase e nasce sostanzialmente su un'impalcatura sostanzialmente di corsi di fatto disegnati almeno 70 anni prima, rivisti con la legge di riforma dell'80, ma ancora una volta il dottorato viene più espresso come dinamica interna all'università che non come dinamica di relazione col sistema non solo produttivo, ma anche delle attese delle persone. Questo mi sembra essere il punto essenziale da cui dobbiamo partire. E di fatto, ragionevolmente, in tempi brevi, il dottorato viene percepito da tutti essenzialmente, come diceva prima il rettore, cioè come sostanzialmente uno strumento di selezione del personale che rimane all'interno dell'università, quindi come una via di reclutamento indiretta, che diventa sempre più grigia nelle sue determinazioni man mano che poi l'atto formale di reclutamento, quindi i concorsi di seconda fascia e i concorsi del ricercatore, diventano sempre più imprevedibili nel loro andamento. Allora nasce non soltanto la borsa di dottorato, ma anche la borsa di postdottorato, ma sempre in una trafila sempre più lunga che deve portare ad un concorso che si sposta sempre più in avanti. D'altra parte è anche vero che il meccanismo concorsuale o viene totalmente affidato ad un'autonomia totale,
o altrimenti rimane sempre, ed è stato questo in questi anni, un rimpallo fra concorsi nazionali e concorsi locali, di volta in volta lamentandosi perché i concorsi nazionali erano troppo accentrati e lontani dai bisogni delle università, e poi lamentandosi del contrario perché i concorsi locali in realtà rispondevano solo dei bisogni locali e non quello della comunità scientifica internazionale. Sta di fatto che l'altra parte della medaglia è altrettanto rilevante, cioè il sistema delle imprese ha sempre poco riconosciuto al dottorato quella funzione rilevante di nesso primo fra la dinamica delle imprese e la dinamica della comunità scientifica. Certamente il mondo è cambiato ed è cambiato rapidamente, come noi sappiamo è cambiato moltissimo negli ultimi 10 anni quando il contesto di mercato internazionale è cambiato e in virtù di quella antica legge fondante dell'economia politica per cui l'estensione del mercato determina la divisione del lavoro e la divisione del lavoro, cioè l'organizzazione della produzione, deve tener conto dell'estensione del mercato. Ogni volta che c'è un ampliamento dell'estensione del mercato il sistema produttivo si riorganizza e come è evidente chi rimane indietro rimane indietro. Allora il tema di fondo è, permettetemi, riprendo dal lato del sistema produttivo. Dal lato del sistema produttivo noi abbiamo avuto in questi 10-12 anni comunque un cambiamento sostanziale. Il cambiamento sostanziale è figlio di cose molto diverse. Il primo dato è cambiato il mercato. È cambiato sostanzialmente il mercato perché sono cambiati i giocatori del mercato. I players non sono più quelli consolidati nei precedenti 50 anni di mondo separato, ma oggi abbiamo dei players che partono dalla Cina e rapidamente ritengono di poter giocare un ruolo anche nei mercati in cui è rilevante il contenuto implicito di tecnologia. Su questo ricordo che tutti i paesi nuovi, e questo ce lo ricorda il rapporto dell'OCSE Education at Glance 2010, che è il grosso rapporto che l'OCSE fa tutti gli anni sui sistemi educativi, l'OCSE ci ricorda che negli ultimi 5 anni proprio i paesi nuovi hanno investito in maniera massiccia in università. Il risultato si vede perché l'andamento dei brevetti, che sempre l'OCSE ci riporta da parte della Cina, è aumentato del 30% in un anno nel 2009. Quindi anche la teoria e la speranza, ma la divisione del lavoro nel mondo è sostanzialmente data, per cui si spostano verso Oriente le attività a minor contenuto di intelligenza. In realtà non è più vero. Non è più vero. Non è vero che in Occidente si fanno per definizione la parte intelligente, la progettazione, e in Cina si fanno gli assemblaggi. In realtà, in un contesto produttivo, come abbiamo più volte detto, di unbundling, cioè di riorganizzazione profonda dei cicli produttivi, le diverse fasi vanno là dove ci sono le convenienze. Per cui fai le cose a basso valore aggiunto dove hai dei costi del lavoro basso, fai le cose a alto valore aggiunto dove hai un contesto di ricerca e di formazione adeguata a determinarti persone in grado di svolgere quella funzione. Allora in questo caso è evidente che la funzione dell'università cambia perché diventa una infrastruttura di base per sostenere lo sviluppo e l'attrazione di attività produttive ad alto contenuto di intelligenza. Se noi non abbiamo questa infrastruttura, bene, la convenienza, le economie di agglomerazione delle imprese nei nostri confronti si riducono e vanno da altre parti. Su questo ricordo, come abbiamo detto più di una volta, che gli investimenti massicci che sono stati fatti in Germania in epoca di tagli di bilancio ricordano che le scelte possono essere fatte. Noi ci troviamo a dover fare delle scelte in un contesto di taglio di bilancio e di taglio ripetuto. Questo è il terzo anno che ad ogni livello di formazione dobbiamo assistere a questo fenomeno di una sostanziale riduzione. Vale per il sistema universitario, vale per il sistema anche educativo a livelli inferiori. Sulla base di questo, allora io credo che sia fondamentale in questo momento sottolineare il dato che diceva prima il Rettore. Non stiamo ragionando di una questione interna all'università. Cioè non è questo un argomento in fondo in cui quello che rileva è la voce di dentro.
come se ancora una volta i problemi di università debbano sempre essere affrontati in tema di ordine pubblico. Diamo qualche cosa così stanno tranquilli. Questo è un tema rilevante per lo sviluppo del Paese. Se il Paese vuole spostare le proprie attività produttive da un livello in cui rimangono in questo Paese o vengono attratte in questo Paese attività a basso valore aggiunto, ad attività in cui qui abbiamo e manteniamo la testa dei cicli produttivi, bene, allora bisogna investire in quella infrastruttura che è sostanziale per questo. Perno di questo sono le persone, perché ricordiamoci che l'innovazione non è un fatto di macchine, non è un fatto neanche di ricerca astratta, non è neanche un fatto di laboratori, è un fatto di persone. I laboratori servono, la comunità scientifica è fondamentale la infrastruttura, ma se all'interno di questo non abbiamo delle persone, tutte queste cose rimangono sostanzialmente anime morte. Sulla base di questo, l'enfasi sui dottorati come il perno del trasferimento delle conoscenze diventa fondamentale. Le conoscenze nel doppio ambito di riflessione. Uno è la competenza specifica, ma due è il metodo. In realtà fare ricerca insegna un metodo, insegna l'obbligo di verifica con una comunità internazionale, obbliga la verifica di una formulazione astratta che però deve essere verificata, implica la capacità poi di tradurre questo in qualcosa che sia a sua volta trasferibile. Il metodo è altrettanto importante del contenuto nella ricerca. In questo non vi è dubbio che il dottorato oggi ambisce a essere quello che doveva essere l'università fin dall'inizio, cioè il luogo specifico di formazione di una classe dirigente, ma non di una classe dirigente solo per l'università all'interno dell'università, una classe dirigente per questo Paese a partire dal sistema produttivo. Ora, chiaro, qua vi è un problema di riorganizzazione del sistema produttivo, un sistema in cui predominano piccole, piccolissime imprese difficilmente è in condizione di sostenere un processo di crescita di questo tipo. Però i dati che noi abbiamo oggi dell'andamento economico ci fanno vedere l'emergere di un sistema di medie imprese, oppure di imprese di dimensione minore che però hanno al loro interno una serie di relazioni che le posiziona qui come fase di testa di sistemi molto articolati, anche in comparti, diciamo, di nuova scienza. Quello che abbiamo imparato negli ultimi 20 anni di quella che chiamiamo la nuova scienza in realtà merita una riflessione, perché se nel vecchio ciclo produttivo noi avevamo una lunga distanza tra quella che chiamavamo ricerca di base e applicazione, tutta la nuova scienza oggi ha compattato questo. Cioè, in realtà, in tutti quei comparti in cui il prototipo di per sé è il prodotto nuovo, noi non abbiamo più quel ciclo produttivo che era tipico dell'industria meccanica, per cui facevi una ricerca, poi l'applicata, poi lo sviluppo, poi il prototipo, poi... No, nell'industria dei farmaci la molecola è la molecola. Ci metti dieci anni, ma quello lì poi è il risultato finale. Dopo hai tutta la fase di testing, è chiaro, ma anche nel software, ma anche in tutta la nuova chimica. Il punto fondamentale è che quella differenza fra base applicata ormai è saltata. È nel laboratorio di ricerca che tu individui il nuovo prodotto. Per questo il rapporto così stretto con l'università non può che essere legato alle persone. Però anche con un altro dato che mi sembra assolutamente cruciale. Il dottorato di ricerca è e deve essere il modo con cui un giovane viene inserito nella comunità scientifica internazionale. Il dottorato serve per far girare i ragazzi. I ragazzi devono vedere come si fa ricerca, come si fa riflessione, come si fa relazione in giro per il mondo. Noi tutti della nostra età abbiamo avuto, se volete, questa opportunità per obbligo, perché come diceva Aldo prima, da noi non c'era. Io ho fatto il mio alla London School of Economics, devo dire, la cosa che mi impressionava è che io ero assolutamente, maniacalmente
legato a cosa succede alla mia università, perché avevo sempre l'ipotesi che lì dovevo tornare, nessuno dei miei compagni di allora aveva lo stesso problema, perché tutti si ponevano il problema di dove sarebbe andato dopo, perché essendo così altamente qualificato era tutto proiettato in avanti. E credo che nessuno sia rimasto poi all'università se non di ritorno, cioè se non dopo aver compiuto una propria esperienza umana e professionale che arricchitasi poteva permettersi anche di fare il docente. Noi abbiamo troppi, troppi docenti che iniziano fin da piccolini a pensare che la loro vita è soltanto nel chiuso dell'università. Quindi il dottorato è anche un luogo in cui fare delle grandi esperienze umane e professionali. Noi su questo stiamo tentando, pur con la limitatezza dei mezzi, di fare tutto quello che possiamo. E quello che possiamo è stato, e ancora una volta chiamo testimone il rettore, questo primo sforzo di fare per il dottorato due percorsi. Un primo percorso è quello che deve essere, cioè l'uso degli strumenti di inserimento lavorativo nelle fasce alte della formazione, cioè l'apprendistato. Io non sono contento del dibattito che si sta realizzando a livello nazionale sull'apprendistato, perché l'apprendistato sembra nel disegno del ministro Sacconi ancora una volta più uno sconto che non un incentivo. Però a me sembra che invece l'uso dell'apprendistato, dell'alto apprendistato per i dottorati possa essere una grande soluzione, non per l'università, per le imprese, perché vuol dire che imprese anche di media, piccola e media dimensione possono giovarsi della possibilità di un rapporto costante, continuo con l'università tramite le persone. È una grandissima opportunità che viene dato al Paese. Noi firmeremo il 5 di luglio insieme con i rettori e con le parti sociali questo accordo. A me sembra un fatto di straordinaria importanza, perché può rendere su grandi numeri il rapporto. Però questo ha bisogno di un traino. Abbiamo fatto un intervento usando la nostra sovvenzione globale Spinner per 37-38, stiamo facendo gli ultimi conti, 37-38 borse triennali. Quindi vuol dire sostanzialmente 111-114 borse che noi mettiamo a disposizione delle nostre università in raggruppamenti unitari però. Dopodiché è chiaro, nessuno può spingere le università a stare insieme quando queste non lo vogliono stare, né tantomeno sarò io a inserirmi nelle autonomie dell'università. Ho fatto dell'autonomia dell'università per anni la mia bandiera, non sarò io sicuramente a piegarla e a rigirarla. Però anche qua c'è un problema però. La nuova legge, la legge Gelmini, di fatto, nel momento in cui viene accompagnata con un così drastico taglio nei trasferimenti all'università, indica la possibilità di accordi fra università, che io personalmente non ritengo come atti di associazione di università così antiche e così pesantemente storiche come le nostre, ma come la ricerca di tutte le opportunità per verificare quali siano le strutture di servizio, ma anche di attività congiunte che possono realizzarsi, sempre ognuno nella propria autonomia, però per generare quell'effetto impalcatura che dicevo prima. Perché forse dobbiamo anche immaginare che il nostro sistema universitario nel suo insieme è talmente solido da poter essere di riferimento non solo ai nostri territori storici locali, ma anche al Paese nel suo insieme. Quindi, se volete, un ambito di ambizione più alta. Detto questo, questo era uno dei progetti che fin dall'inizio aveva caratterizzato l'azione della Fondazione della Conferenza dei Rettori. La Conferenza dei Rettori si era data una fondazione che aveva proprio la funzione di accompagnare gli Atenei, ancora una volta nella loro autonomia, però a utilizzare al meglio questi che sono non soltanto fondi comunitari, ma direi proprio iniziative che possono legare chi nell'ambito del sistema italiano vuole essere parte di un sistema europeo. Ancora una volta non c'è obbligatorietà, chi ci sta, chi non ci sta, per favore si accomodi. Però chi ci sta deve essere in grado di giocare una partita che oggi a livello europeo diventa cruciale. Perché vi è un rischio,
Noi abbiamo un rischio di fronte, e il rischio è assolutamente evidente. Se noi continuiamo a preparare della gente di grande qualità, a livello di dottorato, a livello di specialistica, a livello di base, ma anche a livello di scuola secondaria, e io lo sto verificando, anche a livello di scuole tecniche e professionali. E in Europa vi è un processo di divaricazione sostanziale nei tassi di crescita, per cui l'Italia cresce a 0,8-0,9, e sapete, il Fondo Monetario ha rivisto a ribasso la previsione di crescita, e la Germania cresce al 5%, l'effetto di assorbimento che il sistema tedesco ha nei confronti del sistema italiano delle persone più valide diventa molto alto. Allora non è un problema di fuga dei cervelli, cioè non è un problema di qualcuno che per conto suo decide di andare da un'altra parte. È che sostanzialmente se qui non si cresce e là si cresce, i nostri ragazzi daranno per scontato che comunque qua studiano e lavorano da un'altra parte. Ma noi ragazzi, i miei figli, i vostri figli, penseranno che comunque... Allora, o noi immaginiamo che noi stiamo dentro invece di un'Europa in cui tutti sono in movimento, in cui si può anche andare a lavorare in Germania, ma se dopo torni indietro, oppure se qualcuno dalla Germania viene a studiare da noi e allora si muove, allora la necessità di stare più dentro all'Europa in modo da generare un effetto per cui se non tutto questo paese, almeno una parte di questo paese, e specificatamente noi, scusate il termine che può sembrare egoistico, e le nostre università stanno nel giro della grande ricerca, ma anche della grande mobilità. Allora noi abbiamo la possibilità che i nostri vadano a studiare all'estero, poi tornano indietro, vanno a lavorare all'estero, ma forse qualcuno ritorna. Noi stessi ci muoviamo perché siamo parte di questa comunità che per definizione deve essere mobile. Se noi perdiamo questo aggancio, succederà una cosa molto semplice. Succederà che questo paese si ritroverà ad essere il paese con meno laureati in Europa, con meno opportunità per i laureati in Europa, con una buona università dove necessariamente, ancora una volta, misureremo al suo interno la divaricazione fra chi sta qui e chi va da un'altra parte. Questo ovviamente si svilupperà sulle imprese che ancora una volta si vedranno coloro che lavorano per il mercato interno allo 0,4-0,5%, coloro che lavorano per l'estero dal 5-10%. Cioè passa per questa storia dei dottorati non soltanto un giusto e importante rilievo di opportunità per i singoli, ma voglio che sia evidente che passa per questa cosa anche un problema paese, perché è un paese che non ha colto che sui dottorati vi è uno snodo essenziale per decidere se stare di qua o di qua, cioè nell'ambito del mondo che cresce o nell'ambito del mondo che non cresce e galleggia. Credo che oggi questo sia un problema collettivo. Ne abbiamo parlato l'altro giorno alla fondazione della Cassa, lì, perché in fondo di lì c'è molta della rappresentanza di un territorio, però credo che questo tema vada portato veramente al dibattito generale, almeno della nostra regione e delle forze della nostra regione. Insistere sul dottorato e investire sul dottorato. Noi per quello che abbiamo investito ce l'abbiamo messo tutto. Se altri vorranno farlo, mi pare necessario, però di qua passa una parte sostanziale dello sviluppo del nostro Paese. Ancora una volta grazie. Ringrazio l'assessore Bianchi per l'efficacia con cui ha rappresentato l'urgenza effettiva.